Buongiorno e bentrovati a tutti. Siamo all'albergo diurno, e, insomma, il bagno pubblico di Gravina, uno dei due sopravvissuti, perché un tempo ce n'erano 6 o 7, che era stato aperto dopo i solleciti fatti in passato per San Michele a settembre del 2017, dopodiché è stato chiuso nuovamente. E come vedete è diventato ricettacolo di immondizia, il vento, la gente che lo usa come cestino. Il problema è che in questa villa comunale stazionano giornalmente centinaia di persone anziane che hanno necessità di andare in bagno. Ecco, sono qui seduti e quindi hanno ogni volta il problema di andare in un esercizio commerciale, dove ovviamente, ecco, per non essere d'incomodo devono consumare qualcosa per evitare, come dire, di essere guardati in cagnesco. Io dico, ma ci vuole tanto a sistemare questo bagno, a metterci una videosorveglianza nelle aree, diciamo, esterne ai sanitari per verificare chi è il vandalo che ogni volta magari deve andare a deturparlo? Non è assolutamente possibile che a Gravina l'unica cosa operativa che funziona siano i parcheggi. In Villa Comunale parcheggi 7 giorni su 7, dalle 9 del mattino alla mezzanotte, manco fossimo a Londra o a Roma. Ad Altamura non si pagano, a Bari il sabato e la domenica non si pagano, qui in Villa Comunale si pagano 7 giorni su 7. Sono diventati tutti blu o gialli per i residenti, anche in barba alla legge che dovrebbe prevedere che il 50% dei parcheggi devono essere bianchi. Le stradine perpendicolari a Corso Vittorio Emanuele non garantiscono, perché si può parcheggiare solo da un lato, quindi se le andassimo a contare saremmo anche fuori legge. Però nonostante i commercianti abbiano protestato, perché è chiaro che se io alle 11 di sera devo venirmi a mangiare un panino qui in piazza e rischiare di prendere la multa o prendere, diciamo, o pagare il parcheggio, magari vado altrove. Ecco, guardate quanta gente c'è in piazza e i bagni sono chiusi. L'altro più in basso, verso Piazza Pellicciari, è aperto giorno e notte spesso sporco. Prima c'era il bagno su alla stazione, non so in quello in Pineta in che condizioni si trova. Allora io dico semplicemente, caro sindaco Valente, che i problemi della città, ecco, sono competenza di un sindaco. Non ti devi far vedere solo durante le campagne elettorali. Qui c'è gente che mi chiede di te e io in genere la domenica sono in piazza, perché esco, insomma, parlo con la gente. Dico, vieni tu qui, ti accompagno io, porta almeno qualcuno a pulire, no? Tutto questo fogliame, queste bottiglie, queste carte, che ovviamente quando un turista passa, oltre a non trovare un bagno pubblico, ecco, guarda il mancato decoro. Io ritengo che questo bagno vada aperto, lo abbiamo chiamato albergo, non abbiamo, diciamo, alberghi 4 stelle a Gravina, nel senso di capienza quantomeno, e abbiamo un diurno, ecco, facciamolo rivivere, soprattutto perché, come dicevo, le persone anziane soffrono di prostata e spesso devono ricorrere al bagno, insomma. Io, ecco, per l'ennesima volta sono a richiedervelo. Volete salutare il sindaco? Volete salutare il sindaco? No, volete dirgli? No, dico, il perché serve il bagno, è importante? Come non c'è? Sì. Il bagno lì giù a piazza. Il turista da Gravina, come scendere qui non sanno dove devono andare? E lo so. Oppure dovete andare a fare, diciamo, la faccia nel bar che vi guarda male, o vi si alza la pressione a furia di prendere caffè, no? Perché no, io sono io per primo che non voglio andare in un bar senza consumare. E quindi è chiaro che
uno che ha 70 anni, ha la prostata, deve andare 3-4 volte, e non è che si può pedire 3-4 caffè. Vabbè, io adesso glielo stiamo dicendo al sindaco Valente di riaprirlo, perché è, diciamo, oltre che venirlo a pulire, perché non si può guardare. Magari quando arrivano sistemeranno anche questo cestino, ma qui sono i soliti vandali che deturpano l'arredo urbano. Vediamo un po' che succede. Io mi preoccuperò anche di sollecitare le nostre consigliere, che hanno già fatto degli interventi, ma che dovranno, dovranno tampinare. Purtroppo la città la gestisce il sindaco e la giunta comunale, non è il consiglio. Nel consiglio lo fanno una volta al mese, una volta ogni mese e mezzo, dove quando devono sistemare qualcosa, quando non hanno mal di pancia, lo fanno. Ma la quotidianità è del sindaco e della sua giunta, e neanche tutti, alcuni sono figuranti, sono sempre le solite persone. Poi c'è sempre chi dall'esterno, senza essere stato eletto, comanda uguale. Comunque, noi siamo qui a Gravina, all'albergo diurno, chiuso da San Michele, lo hanno aperto giusto per quei giorni di festa, per poi richiuderlo, ed è davvero, davvero increscioso. I parcheggi, signor sindaco, vanno lasciati liberi nel weekend. Ci vuole la pausa pomeridiana, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21, come in tutte le città pugliesi. Neanche a San Foca ho visto parcheggi 7 giorni su 7, ad orario continuato. Allora, ecco, fate un cambio di cartelli, date la possibilità di uniformare Corso Alcide De Gasperi, Piazza Cavour, Via San Sebastiano, hanno gli orari fino alle 9 la sera. Arriviamo alla villa comunale e invece la gente è disorientata. Io ho visto tante volte turisti bestemmiare per aver preso una multa, perché a casa loro la domenica e il sabato sera non si pagava. Quindi, siccome non dobbiamo lucrare, ecco, sul parcheggio, è giusto avere le strisce pedonali, ma ad orari, insomma, consoni. Ecco, c'è gente che poi deve visitare il centro storico, parliamo di incentivare, di portare la gente al centro storico. E c'è gente che magari non ci viene perché non sa che magari non può neanche parcheggiare, ma soprattutto è una questione di rispetto dei cittadini. Non si può lucrare o far lucrare cooperative, perché qui al centro storico c'è bisogno, c'è ricambio di auto, e quindi si fa business. Allora, ecco, mettetevi una mano alla coscienza, rifate il bando, ritorniamo a quello che era un tempo, e cioè che si paga semplicemente dalle 9 del mattino all'1 e dalle 17 alle 21, il sabato e la domenica è libero. Riprendiamo ricontiamo i posteggi, facendo in modo che ci siano stalli bianchi, stalli azzurri, stalli per i residenti, anche quei parcheggi dove la sosta è consentita per un quarto d'ora, perché deve andarsi a prendere un caffè, per non penalizzare magari le attività di questo luogo, se vogliamo farlo rivivere il centro storico. Non è che le macchine, ecco, ci facciano piacere, però, ecco, io ritengo che sia veramente esagerato, perché io non le ho viste da nessuna parte questa tipologia di orari. Quindi noi vi salutiamo da Gravina, per oggi è tutto, speriamo che domenica prossima possiamo andare insieme a fare il nostro bisognino. Glielo chiediamo al sindaco, glielo chiediamo all'assessore al ramo, a tutta l'amministrazione comunale. Beh, buona domenica a tutti, a voi. Buona giornata anche a voi.